Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovi interessante il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. In un video avevo già suddiviso le scimmie volanti in due categorie. Ora mi soffermerò su una delle due, descrivendo bene esempi di tipologie di scimmie volanti che si possono trovare all'interno, il grado di pericolosità di ognuna. In questo video oggi parlerò delle scimmie volanti inconsapevoli. La famiglia di lupi può essere più o meno consapevole della tossicità del narcisista, ma difficilmente a conoscenza del fatto che sia affetto da un disturbo psichico grave. Quindi, anche se il narcisista in passato abbia detto menzogne e si sia comportato in maniera disonesta nei confronti della sua famiglia, se il narcisista nel caso di uno scarto della propria vittima usasse la manipolazione per diffamarla, verrebbe tranquillamente creduto. Importante non dimenticare il modo in cui il narcisista mente, dosando le parole in base all'interlocutore che lui conosce bene, dosando le reazioni e soprattutto architettando tenacemente ed efficacemente la sua campagna diffamatoria. Quindi già avrà creato situazioni in cui abbia provocato la vittima e l'abbia portata a sbroccare davanti ai genitori di lui, in modo da poter dire loro: avete visto anche voi? È una pazza isterica. Avete visto che scenate fa? È una squilibrata mentale. Quindi, sia che i genitori, fratelli e sorelle, sappiano l'entità delle problematiche del narcisista, sia che non ne siano consapevoli per nulla, è altissima la percentuale che loro credano in ciò che lui racconta. D'altronde, perché non dovrebbero? Il narcisista raramente parla vanvera. Quando deve demolire la reputazione di qualcuno, crea castelli giganteschi di menzogne dettagliate, delle quali molti sono episodi e situazioni estremizzate di non verità, e moltissime sono sempre pure bugie, bugie campate in aria. Dunque, il povero figlio, fratello narcisista, diventa agli occhi della famiglia una povera vittima, la vittima della strega cattiva, della megera, la vittima della maga Circe che ha osato essere così perfida con lui, lui che meritava tanto dalla vita e che sicuramente si sentirà dire: meriti di meglio, hai perso fin troppo tempo con una megera come quella, puoi avere tutte le donne migliori di lei. Che falsa, e pensare che noi l'avevamo accolta come una figlia, e via dicendo. L'approvvigionamento narcisistico che ne ricava in questo caso è altissimo. Le amicizie generiche del narcisista, che servono a bilanciare nel narcisista quel poco di approvvigionamento narcisistico di cui lui è momentaneamente carente, e con quel poco ma sempre costante che le loro possono offrirgli con parole carine di ascolto. Trova abbastanza improprio chiamarle amicizie, perché sono sempre rapporti di beneficio materiale o immateriale, ma non sapendo come chiamarle userò l'appellativo sbagliato di amicizie. Ecco, in questo caso le amicizie del narcisista servono ad affermare ancora di più in lui la certezza che la ex partner sia totalmente priva di valore, colpevole, una squilibrata mentale. Convincendosene sempre di più, crea quella rete di manipolazione tale che anche la sua cerchia di eletti e fedeli siano sulla stessa lunghezza d'onda. Logicamente le amicizie di lui non conoscono il narcisista per come è realmente, ma sono affascinate dal suo modo di essere, credono ciecamente in lui in virtù dell'opinione altissima che essi hanno di lui, e quindi non sfiorerà loro nemmeno il minimo dubbio che lui stia mentendo spudoratamente, e asseconderanno la sua rabbia, il suo dolore
per tale follia della vittima, facendo cadere come pere cotte tali amici che avevano prima d'ora considerato la vittima come una ragazza di valore, buona, colei che lo sapeva prendere, colei che era amabile e affabile e gentile. Si sentiranno delusi, ma non si chiederanno se sotto sotto siano bugie. Anzi, enfatizzeranno con il narcisista, pensando che così anche lui si sente deluso e sconcertato da tali rivelazioni su di lei, dai disturbi mentali emersi. Il narcisista, ancora una volta, è visto come una vittima della quale questi amici, spesso molto inconsapevoli, si prenderanno cura di lui, uscendo insieme, scherzando assieme a lui, deridendo la vittima con lui, alleviandole con le classiche frasi del tipo che delusione, meglio averlo saputo prima, puoi avere la fila adesso, si va a caccia. Queste fantomatiche amicizie rafforzeranno il narcisista, avrà la forza sufficiente per potersi sentire forte di aver fatto la scelta giusta, scartando la vittima, perché si dice per me e per tutti lei non vale niente. Quindi va bene che io abbia buttato nel cestino dei rifiuti quello che non vale niente. La famiglia di lei, purtroppo, esiste anche questo tipo di diffamazione. Infima, sottile, ben fatta. Questo tipo di diffamazione esiste quando è possibile che sia realizzabile, perché spesso, fortunatamente, i genitori, i fratelli, le sorelle della vittima sanno bene di che natura è fatto il narcisista e sono tutti diffidenti. In questo caso, il narcisista cercherà di ponderare le parole e soprattutto i finti sentimenti con il quale si prodiga a parlare. Esempio di diffamazione con la famiglia di lei può essere un narcisista che si preoccupa della salute della donna o di come ultimamente la vita è cambiata. Oppure come quella che la donna sta lavorando molto e lo sta trascurando, nonostante lui si professi molto innamorato, non percepisce più lo stesso da parte di lei. Insomma, di esempi ce ne sono una marea, ma in tutti i casi, in un caso sia possibile attuare la diffamazione simile, è quando il narcisista ha margine di libertà di raccontare fasulle verità. A cosa serve al narcisista una diffamazione simile? Serve allo scopo di indebolire la vittima, serve a togliere la saldezza anche nei più saldi punti fissi della sua vita, cioè madre, padre, fratelli e sorelle. Purtroppo può anche succedere che la famiglia della vittima creda ad un narcisista. Ricordiamoci, non dimentichiamo la sconcertante arte oratoria di questi personaggi affetto da disturbo narcisistico, psicopatico e disturbi affine del cluster B, attori nati. Le amicizie sincere di lei, nonostante le amicizie sincere credano ai racconti della vittima su ciò che ha vissuto e soprattutto su ciò che ha subito, il narcisista, quando può, tenterà di esercitare il suo fascino anche su di esse, usando un fascino dolce, tenero, specialmente se è un narcisista covert. Il narcisista prova a farsi conoscere agli amici della vittima nel modo in cui vuole lui, facendo loro credere che l'idea che loro avevano di lui era sbagliata, semplicemente perché non lo conoscevano a fondo, ma solo tramite i racconti della vittima. Quindi vuole provare a farli ricredere e a mettere loro la pulce nell'orecchio, che forse le responsabilità stanno 50 e 50. Se prima questi amici sinceri ed empatici della vittima non avevano avuto mai alcun dubbio sulla ragione dell'amica, ora un dubbio, seppur molto flebile, si affaccia nella loro mente. Lui sembra così convincente, quindi che cosa farà in pratica un narcisista? Assumerà una posizione di sottomissione come fosse coperto da una maschera di bontà, che lui non è. Attuerà un gaslighting che porterà questi amici della vittima a mettere in discussione loro stessi e le loro opinioni passate. Di conseguenza arriveranno gradualmente a cambiare, anche se solo fosse in maniera impercettibile. La percezione della vittima non è
che vogliono meno bene alla vittima e che ascoltano parole finte, ma capaci di influenzare moltissimo. Chiunque, anche la persona più buona, non immaginerebbe mai che esistono persone così abili a mentire. Usano un raggiro di pensieri, una costruzione di una realtà mentale parallela, completamente incongruente con la vera realtà. Sono degli esseri ignobili e non mi stancherò mai di dirlo. Sono talmente ignobili che purtroppo molte persone non riescono a vedere quella falsità e quello schifo di esseri che sono. Il mio augurio a tutte le vittime che riescono veramente a riprendersi in mano. Non vale la pena morire per questo schifo di persone, sia donne, sia maschili che femminili. Non oso chiamare donne e uomini questi esseri insulsi, ma mi auguro che le povere vittime veramente si guardino dentro e capiscono che la rinascita è la cosa migliore per farla pagare a questi esseri schifosi. Se avete bisogno del mio aiuto con l'ipnosi per uscire da un tunnel, per riprendersi in mano e riprendere in mano la vita iniziando da noi, contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Ricordate, insieme possiamo farcela. Un bacio a tutte e al prossimo video.